Belli si è unito alla riunione. C'è pure Maria Vittoria Ceccarelli, che questa è una signora dell'AISM che ho invitato io sicuramente. Luciano è co-ospite e anche Wici Roma, Wici Roma. Perfetto. Direi che a questo punto cominciamo con Giuliano. Sì. Diamo la parola al presidente. Ok. Vai. Stavo vedendo, siamo 20 per ora. Sì, 20. Esatto. Allora, ben trovati a tutti. Questo è uno dei nostri incontri che facciamo sempre consensionando la cultura di presentazione di libri e degli autori degli stessi che ci sono vicini e ce li fanno conoscere. Ma non è un incontro come tanti, è una cosa particolare perché Zoe già ci ha presentato un suo libro precedentemente. È stato un piacere conoscerla e vedere il gradimento che poi c'è stato e quindi abbiamo dato ampio spazio a questa possibilità in maniera tale che anche tanti altri nostri soci potessero conoscerla e partecipare. Quindi io lascerei la parola a Veronica che introdurrà l'incontro e ringrazio Zoe di tenerci in considerazione come un punto di riferimento per tante persone. Prego. Grazie a voi. Allora, se volete inizio, vi dico qualcosa sul libro e sugli autori. Posso andare io, Luciano? Pronto? Sì, vai, abbiamo attivato l'audio. Come accennava Giuliano, noi facciamo diversi incontri, abbiamo fatto su questo, diciamo, adesso li dobbiamo fare in, diciamo, online e in, prima li facevamo sempre in presenza, in questa nostra rubrica, chiamiamola, che abbiamo chiamato Sezionando la cultura, per un gioco di parole, visto che la facevamo nella nostra sezione, Sezionando la cultura. E poi abbiamo presentato libri di autori, sia nostri soci, quindi soci della sezione, sia di amici. E anche abbiamo presentato anche dei libri di Delfina che è qui oggi anche con noi e sia libri di altri amici che magari sono legati a noi non per essere nostri soci né per essere, ecco, come Delfina, volontari che lavorano per noi, ma per essere nostri amici. E, con Zoe noi ci conosciamo da anni, abbiamo già presentato un suo libro. Zoe è un nome, è il nome che lei ha scelto per rapportarsi, diciamo, con il pubblico, il nome che ha scelto per firmare i suoi libri, Zoe Rondini. E lei abbiamo presentato qualche anno fa proprio in sezione il suo primo libro, un romanzo di formazione intitolato Nata Viva, dove lei ci raccontava la sua vita, le sue esperienze di vita, di studi, le sue difficoltà. Adesso, lei ha avuto un percorso, diciamo, formativo, si è laureata in scienze della comunicazione e quindi all'Università La Sapienza e quindi frequentando, diciamo, La Sapienza ha stretto rapporti di collaborazione con la professoressa Serena Veggetti, che ha già era presente ai tempi dell'altro libro di Nata Viva ed è professoressa docente di
psicologia generale alla Sapienza e con il professor Nicola Siciliani De Comis, che è docente di psicologia generale, con il quale Zoe si è laureata in, come dicevamo, in scienze dell'educazione e della formazione. E lei è specializzata in editoria, ha un suo blog, un suo, dove scrive, insomma, diciamo che dal suo primo libro, Nata Viva, ha maturato, diciamo, la sua esperienza ed è cresciuta in questa sua formazione, e chi leggerà il suo libro se ne renderà conto. Ma non è cresciuta da sola, diciamo, no? Per così dire, è cresciuta con Matteo Frasca, che troviamo presente anche, ha avuto una collaborazione con lei anche già dai tempi di Nata Viva. Matteo Frasca è un filosofo, un pedagogista ed è presidente dell'associazione Matura Infanzia. E in questo caso, in questo libro, che è un libro veramente scritto a quattro mani, lui in particolare è il curatore del progetto editoriale di questo saggio. In tre parole vi dico, il saggio si compone di domande e risposte, domande formulate sia a persone, gli argomenti sono, diciamo, nel mondo della disabilità, e domande e risposte presentate, formulate sia a disabili sia a persone che si muovono nell'ambito della disabilità, quindi insegnanti, educatori, psicologi, ma anche persone che si muovono nel mondo dell'arte, quindi attori, perché come noi sappiamo, insomma, il disabile fortunatamente non sta finché laddove gli è possibile, cerca di non stare chiuso dentro casa a piangerti addosso, ma cerca di vivere una vita più normale possibile. L'intento, diciamo, lo spirito che guida questo libro, la linea guida è proprio quella di dire non creare differenze, non creare divisioni fra abili, chiamiamolo così, e disabili, ma di cercare di scoprire ciò che ci accomuna è ciò che ci differenzia, cioè e ci renderemo conto che tutto sommato, tenendo presenti questi tre argomenti, diciamo, che poi sono gli argomenti fondamentali della vita che tratta questo saggio: la famiglia, il lavoro e l'affettività, ci rendiamo conto che colpisce, che diciamo coinvolge tutti, abili e diversamente abili, con chiaramente con sfumature diverse, però come dire, siamo tutti, tanto per usare una frase, sulla stessa barca, anche perché diciamo che se vogliamo dare una definizione di disabilità, la disabilità è praticamente la differenza fra ciò che vorresti fare e quello che poi in realtà puoi fare. Ma io, più che parlare del libro e più che parlare degli autori, io vorrei parlare con gli autori, quindi da loro vorrei sapere, questa è la cosa che mi incuriosisce sempre quando mi trovo davanti a qualcuno che ha scritto un libro, come è nata l'idea di questo libro. So che c'è stata una passeggiata tra gli stand di
più libri, più liberi, che insomma forse che quasi vi ha dato un po' l'idea di questo, però ecco, voglio lasciare la parola a voi e far parlare voi direttamente, perché il libro è il vostro, io l'ho solo letto e insomma in qualche modo sto dando la mia visione, che spero sia giusta, però il libro è vostro, è giusto che siate voi a presentarvi e a presentarci il libro. Intanto grazie Veronica per questa bella presentazione. Sì, l'idea di questo libro che è venuta a me e Matteo pochi mesi dopo la pubblicazione di Nata Viva, che abbiamo presentato da voi qualche anno fa. E eravamo alla fiera più libri, e quindi eravamo circondati da autori, racconti, audiolibri, romanzi, saggi, e ci è venuta l'idea di dar voce a tante persone che in genere non fanno sentire la loro voce o non sono abituati a qualcuno che gli chiede: mi racconti la tua vita di tutti i giorni? Perché spesso nei disabili se ne parla solo nei casi migliori o peggiori delle nostre vite, però abbiamo visto con Matteo che mancava proprio un'idea di come viviamo la vita con la scuola, la routine, la famiglia, gli amici, e quindi abbiamo dato voce a 30 persone per raccontare proprio la vita di ogni persona con disabilità o le persone che ci stanno maggiormente accanto per motivi familiari, lavorativi, a scuola, in colleghi o in psicologi e in psicosessuali. E quindi quel pomeriggio è nata l'idea di questo libro. Ma facendo le interviste, intervistando le persone, hai trovato difficoltà? Sono state disponibili le persone a raccontarsi oppure hai trovato delle difficoltà in questo? Abbiamo trovato delle difficoltà con Matteo, perché molte persone non erano abituate a parlare di loro stessi, c'era timidezza, pudore, e grazie a Matteo, che poi lo può raccontare anche lui, grazie a Matteo abbiamo capito come intervistare meglio, quali erano stati gli errori delle prime due interviste, e da questo siamo migliorati nel metodo per intervistare 30 persone. Sì, vogliamo sentire anche un pochino la voce di Matteo? Eccomi, sì. Non ci conosciamo. Che cos'è questa associazione Matura Infanzia, se posso chiedere? Sì, dunque
anche il progetto dei raccontabili sta bene dentro a questa alla nostra associazione, perché Matura Infanzia si occupa di cercare di promuovere l'autodeterminazione di tutti quei soggetti, a partire da bambini, adolescenti, giovani, appunto persone con disabilità o persone che non sono abituate a stare, no? sotto i riflettori o sotto una comunicazione del mainstream mass mediale, a costruire la propria voce, a costruire una voce in cui incontrare gli altri e in cui appunto maturare verso l'infanzia, perché per noi l'idea appunto è che l'infanzia non sia semplicemente un'età dell'uomo, e quindi l'adulto non è che deve ritornare bambino, ma deve proprio maturare verso quello che l'infanzia rappresenta, cioè verso l'idea della meraviglia, della scoperta, del vivere tutta la vita delle prime volte, del poter riuscire appunto a essere compresi e a comunicare la propria visione del mondo. E quindi l'incontro con Marzia, anche fuori dai raccontabili, era vita, una sorta di controprova anche di quello che pensavamo all'interno dell'associazione, cioè la nostra amicizia, il nostro sodalizio sia professionale che fuori, era proprio l'idea che per come comunicavamo questo accadeva, cioè ci scoprivamo ironici a vicenda, ci prendevamo in giro, ci raccontavamo quello che ci succedeva durante le giornate, i nostri amori, i nostri disamori, i nostri innamoramenti, le nostre rabbie, come due amici che hanno qualcosa in comune. Quindi questo in realtà ci ha aiutato in tutto il nostro percorso generale, il nostro progetto. Io direi anche, non lo so, ma io penso che anche ogni legame sia un progetto, ogni relazione è un progetto di vita. E quindi nel nostro progetto di amicizia c'era in fondo, dentro, già nata viva, la possibilità appunto che venisse alla luce, e c'era già dentro i raccontabili. Soprattutto i raccontabili, in qualche modo vuole, ecco, supera un po' anche per Marzia, ma anche per me, supera, no, l'idea dell'autobiografia, cioè quella invece di costruire una sorta di appunto di polifonia, di poligrafia attraverso le vite delle persone che imparano a raccontarsi. E come diceva Marzia, ci sono delle categorie, delle comunità che sono sempre raccontate da altri, non sono mai raccontate in prima persona, difficilmente, no? Vengono raccontate delle vite, diciamo così, da chi vive direttamente, con tutte le sfumature, i chiaroscuri, quei momenti come la routine, il lavoro, i rapporti con la famiglia, la voglia di amare, la voglia di fare sesso, la voglia di, diciamo così, l'amore, no? L'arte, le passioni, il tempo libero, eccetera, eccetera. E quindi ci sembrava importante mettere le persone in condizioni di poterlo raccontare, non di poter raccontare i successi, non di poter raccontare le cose eccezionali, le cose per cui si va in prima pagina o si va nei telegiornali, perché capita che molte persone con disabilità, insomma, appunto, le medaglie, i premi, i trofei, eccetera, eccetera, le cose eccezionali, ma quello che accade tutti i giorni, perché in realtà non esiste nessuna vita normale, ogni vita è eccezionale se si ha il coraggio di viverla fino in fondo, e questo l'ho imparato da Marzia e da Zoe, anzi, e in qualche modo è quello che io coltivo con lei anche dentro a questo progetto. E l'ultima cosa, sì, è importantissimo saper fare fare delle domande giuste. Se noi quello che abbiamo cercato di fare, io nel progetto editoriale, è anche raccontare il processo. Quindi le interviste, quelle che non hanno avuto successo, a mio avviso sono importanti metterle all'inizio del libro, perché raccontano poi che cosa è cambiato, come ci si è accordati per poter permettere alle persone, appunto intervistandole con il registratore, sia attraverso un epistolario, di raccontare davvero qualcosa di autentico e di sincero. E non è facile. Se noi, per esempio, chiediamo alle persone direttamente cosa ne pensi di
oppure appunto qual è la tua opinione su qualcosa, oppure riesci a essere felice, oppure eccetera eccetera, cioè domande così dirette, queste domande messe all'inizio presuppongono delle chiusure, ma forse non solo alle persone che hanno poca dimestichezza, ma a tutti. Quindi bisogna un po' imparare a raccontare quello che si fa nella vita, quindi descrivere le azioni, descrivere appunto i vari momenti, per poi riuscire, e questo l'abbiamo capito appunto grazie agli intervistati, che quando si scatta un po' di calore, di relazione all'interno di queste domande, è più facile poi ovviamente esprimere un punto di vista originale sulle cose, nel mezzo dell'intervista, nel mezzo della conversazione. E, ecco, quindi queste dinamiche, o alla fine addirittura, con delle, diciamo così, delle risposte che non impreviste, che non fanno parte più delle domande che uno aveva previsto di fare. E quindi questo lavorio, ecco, questo che poi ho affidato totalmente a Zoe nelle successive interviste, e, ecco, è stato la cura che ho avuto di più nel poter appunto creare un setting di racconti che potesse soddisfare sia l'intervistatrice che gli intervistati, almeno in parte. Sì, difatti sono d'accordo con il cercare di mettere l'accento sul fatto che non bisogna cercare gli eroi, e difatti non a caso c'è questa frase protagonisti e non eroi, i narratori di raccontabili, perché diciamo la vita di ognuno di noi è una vita nella sua normalità è una vita eccezionale. E ho notato anche che queste interviste che lasciano, come dire, sono aperte, cioè nel senso che lasciano molto spazio a un possibile dibattito. Difatti è quello che noi vorremmo cercare di fare adesso, leggendo qualcosa e poi portare avanti, cercare di se qualcuno insomma vuole esprimere la propria opinione. Ma io stessa, leggendo il libro, mi sono trovata a dire, a pensare insomma, su questa cosa, che una certa cosa mi trovavo d'accordo, su un'altra cosa invece ero in disaccordo, un'altra cosa la certo. pensavo in modo diverso, oppure un'altra cosa, sì, vedi, non, questa cosa non è stata mai abbastanza sottolineata, e quindi questa mi sembra il grande merito di questo saggio, nel senso che è un'opera aperta, pur essendo domande e risposte, però non dà delle risposte preconfezionate o diciamo definitive, lascia molto spazio. Sì, io volevo aggiungere io appunto questa, prego. Da questa definizione di libro polifonico, no? Sì. In cui ci sono appunto più voci, che è basato su domande e su risposte. Ma come diceva Veronica, è un libro aperto. Quindi noi stasera, leggendo alcuni brani, vorremmo anche sentire le domande e le risposte che vengono fuori da tutti quanti voi. E quindi cominciamo a leggere, se non ci sono delle domande particolari, eccetera, cominciamo a leggere qualche intervista. Veronica, cominci tu con la famiglia. Sì, vado. Antonio, giornalista della redazione Invisibili del Corriere.it, autore e poeta. Nel 1988 un tuffo in mare e diventa tetraplegico. Attraverso la tua attività e le tue parole promuovi l'importanza del vivere dignitosamente. A tal proposito mi viene in mente l'appello di molti genitori al fine di realizzare un programma concreto per il dopo di noi e modificare la legge. Cosa si potrebbe cambiare a tuo avviso per migliorare la qualità della vita di molte famiglie?
durante noi e nel dopo di noi. Detto questo, non mi piacciono le politiche sul dopo di noi che sono state adottate, perché quando i miei non ci saranno più, ma anche ora che sono anziani, io avrò enormi difficoltà. Non ho la certezza che potrò continuare a vivere nella mia casa adeguatamente assistito, pur provvedendo io stesso alle spese per la casa, l'alimentazione, l'abbigliamento e via dicendo. E qui già ci sarebbe da parlare per una giornata intera, perché giustamente solleva il problema del il discorso sul dopo di noi, che è un discorso veramente importante e veramente sentito. Vado comunque avanti. Carola, sorella di Giulia, una ragazza con la sindrome di Down. Per Carola, la sorella rappresenta un riferimento importante e una finestra sempre aperta su un mondo sconosciuto. Hai mai avvertito un senso di colpa o semplicemente una profonda tristezza nell'andare avanti nella vita, nel fare cose che Giulia non potrà mai provare? Cosa ti auguri per il suo futuro? Sì, ho provato senso di colpa e anche senso di rabbia. L'ingiustizia di dover subire una sciagura. Voglio usare questa parola forte, l'impotenza di non poterla evitare a mia sorella. Mi auguro che possa essere serena e soddisfatta. Soprattutto spero che l'invecchiamento non deteriori troppo presto la sua condizione già difficile. Temo la vecchiaia e la solitudine di Giulia. Mi auguro che un domani mia sorella Ada ed io ci saremo per difendere Giulia quando sarà anziana. Questo pure è un altro argomento veramente importante per i parenti, per i genitori, per i fratelli di persone disabili. Finisco, leggo con l'ultimo brano che è stato scelto e poi, se volete, possiamo fare un po' di dibattito. Alessia, mamma di un bambino disabile, fa parte dell'associazione Genitori Tosti. Vive in una piccola città che la mette tutta, ce la mette tutta per cercare di colmare le lacune che trova intorno a sé. Il disabile, in genere, incontra una persona speciale che più di tutte le altre si dedica a lui, lo stimolo e lo aiuta a migliorarsi e a raggiungere tanti traguardi. Nella vita di tuo figlio c'è una persona così? Penso che nella vita di tutte le persone ci siano altre persone che sono state e saranno figure molto importanti per la loro formazione, non solo nel caso di persone disabili. Purtroppo in Italia vale ancora l'equazione disabile uguale malato uguale assistenza, piuttosto che pensare ad una concreta integrazione. Figure importanti per mio figlio sono state le educatrici del nido e poi i suoi compagni. Ora che frequenta la prima elementare, sono da considerarsi tali tutte le persone della scuola, comprese le fantastiche bidelle. Direi che a questo punto vari argomenti. La seconda lettura è incentrata sulla famiglia. La prima
quando non c'è la, non ci sarà più la famiglia, chi ci sarà il dopo di noi? E poi nella terza lettura, ovviamente c'è ancora la famiglia, però c'è anche nell'ambito della famiglia, c'è il discorso molto importante della scuola, dei compagni, degli educatori. Quindi direi che possiamo aprire il dibattito su questa fetta di raccontabili. Posso iniziare? Sì, Mauro, vai. Oppure, oppure c'è qualcun altro no, che vai, vuole Mauro, intervenire. Vai, vai Mauro. Io faccio i complimenti innanzitutto per questi racconti che già mi sembrano che dobbiamo parlare per 5 ore e non ce l'abbiamo, forse di più. Faccio i complimenti perché sono state messe sul fuoco varie tematiche, anche collegate a volte, perché sono collegate. Per esempio, sul dopo di noi che cosa possiamo dire? Che in realtà sono i genitori, oppure chi, chi è accanto al disabile che dovrebbe avere la mentalità di predisporre tutto prima affinché il disabile non si trovi poi isolato, no, nel mondo, perché quando sarà da solo poi sarà lui che dovrà affrontare la vita, no? Questo è un primo punto. Secondo punto, l'aspetto relazionale che si evince soprattutto nel terzo racconto. Io penso che da ognuno delle persone che sta accanto a una persona disabile, una persona anziana, si debba raccogliere, no? Quello che c'è di positivo. Quindi da ognuno si debba raccogliere un seme positivo, no? E per il momento basta, se no rubo troppo tempo. Non so se si è capito. Sì, sì. Sì, sì, perfettamente, si è capito perfettamente. Grazie Mauro del tuo contributo. E se qualcun altro vuole, vuole esprimere qualcosa? Se no io provoco Daria. Daria, ci vuoi raccontare qualcosa su Marzia? Daria, sorella di Marzia, quindi fa parte della, della famiglia, quindi... Che fanno? Vai. Scusate, siamo un po' stretti. Va bene, in particolare volevo sapere se effettivamente anche tu avevi provato un po' quello che si, si dice nel brano, cioè questo fatto di sentirsi sempre, come dire, in debito nei confronti della sorella, semplicemente per il fatto che non potrà magari fare delle cose. Allora, devo dire che io ho una condizione un po' particolare, perché dire che Marzia non può fare delle cose, a lei sembra tutto possibile, è difficile. Anzi, ho imparato da lei, diciamo, a, a superare i limiti. Quindi, a parte la battuta iniziale, sono nata, io sono più piccola di Marzia per chi non ci conosce, abbiamo 9 anni di differenza, quindi sono nata che Marzia già era parte e aveva formato, diciamo, dato un imprinting alla nostra famiglia, per cui io sono nata che le cose erano già così, senza nessun, diciamo, nessuna reale percezione di differenze. E crescendo in realtà... queste tre donne magnifiche che sono Marzia, mia mamma e mia nonna, hanno fatto sembrare un po' tutto possibile, quindi lo scontro con il limite non è avvenuto da subito,
per cui io anzi ero molto spronata e incoraggiata dai traguardi che Marzia portava avanti. E poi crescendo ci siamo avvicinate, diciamo la distanza di età la differenza di età si è accorciata e abbiamo cominciato a condividere insieme i traguardi e le battaglie di Marzia. Quindi sì, devo dire, non ho quindi vissuto questo senso di colpa, ma anzi mi sono sentita partecipe dei suoi successi, diciamo, perché come poi si vince un po' dal libro e del messaggio che si vuole lanciare, la disabilità si può presentare sotto molteplici forme, non esiste solo una disabilità motoria, quindi la disabilità è un limite che la società ci impone o che noi ci imponiamo per insicurezza, per frustrazione, per cui questo è quello che ho potuto capire. È evidente, non posso negarlo perché non è tutto rose e fiori, che vivendo con Marzia la sua disabilità ci siamo scontrate con un mondo esterno che certe volte l'ha un po' esasperata. Non so chi per voi ha visto il cortometraggio, ad esempio un po' la burocrazia, le pratiche, i rinnovi della patente, le difficoltà un po' dovute da una società certe volte non accogliente, quello sì, quello mi ha fatto arrabbiare, mi ha dato frustrazione e mi ha fatto sentire un profondo senso di ingiustizia, perché certe cose non dovrebbero essere così, non dovrebbero essere tali, la società non dovrebbe appesantire il carico di chi già affronta delle difficoltà, ma dovrebbe anzi alleggerirlo, invece insieme a Marzia, ma poi Marzia l'ha vissuto sulla sua pelle, io di riflesso, ci siamo dovute scontrare alcune volte con dei limiti e delle difficoltà molto pesanti. Sì, in quel caso sì, avrei voluto essere io al suo posto per alleggerirli, questo sì. Ma questa cosa che dici è giustissima sulla burocrazia. Tante volte capita anche a noi che abbiamo una disabilità di tipo diversa, con la disabilità visiva, no? Però quello che a volte si proprio pesa, dice, non è tanto la disabilità in sé, quella va bene, dice c'è e te ne fai una ragione, è tutti quegli ostacoli che ti vengono messi in mezzo giustamente a cominciare dalla burocrazia, ma altri ce ne sono, anche la disinformazione, anche ostacoli fisici proprio, non so, le barriere architettoniche. Le barriere architettoniche, i monopattini messi per traverso sui marciapiedi, tanto per rimanere un argomento importante in questo periodo, e che ti creano dei problemi che non avresti, cioè se non ci fossero queste cose, se non ci fosse questa burocrazia, se non ci fossero questi ostacoli, sì, avresti la tua disabilità, ma sarebbe molto 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 alleggerita. Concetto, sì. Ma secondo me, al di là di quello, oltre quello che dice Veronica, questo io voglio aggiungere anche, c'è tanta disinformazione, cioè non conoscendo, diciamo, determinate situazioni, si pensa che la disabilità sia una condizione, come dire, che comunque è anche emarginante in un certo senso, e peraltro appunto c'è anche molta disinformazione e molta ignoranza del problema, no? Sì. Peraltro secondo me questo periodo un po' l'ha anche accentuata, no? Questo periodo di lockdown, questo periodo di stare a casa, eccetera, secondo me ha accentuato sotto certi aspetti questo tipo di problematiche. Posso dire una cosa io? Sì. Io penso che a volte c'è proprio paura del diverso, cioè quando viene una persona diversa si allontana, perché proprio non è a volte educata ad affrontare certi problemi e certe problematiche. Io devo dire che vedo Marzia e c'ha un bellissimo viso, due occhi azzurri, un sorriso splendente, guarda, si vede che è una donna tosta. E un'altra cosa che che io mi domando invece, cioè Marzia è coccolata dalla famiglia,
ma tutte quelle persone che non hanno la famiglia, io penso che le istituzioni non riescano a farsi carico di tutto, in particolare dal punto di vista affettivo. Quindi secondo me è lì che dovremmo, che noi, lo Stato e tutto quello che è, ci dovremmo battere un po' di più, proprio per cercare di aiutare in particolare le persone che sono sole. Posso aggiungere una cosa? Sì, certo. Io ho ammirato da subito la complicità che c'è tra Marzia e la sorella, perché io penso che molte difficoltà si superino anche se c'è complicità e comprensione, non so se mi spiego. Il legame affettivo, il coraggio, la determinazione, la complicità va oltre gli ostacoli burocratici. Sì, però Mauro, vedi, è famiglia che ti coadiuva, che ti coccola. Il mio, io penso che invece chi non ha una famiglia che si attenta, e le cose sono complicate. Ben diverse, sì. Ma è quello che dicevo prima. Mi riallaccio a quello che dici tu. Bisogna predisporre un sistema di modo da tutelare prima, no? quelli che stanno ovviamente soli. Si riallaccia a quello che dicevo io prima, secondo me. Ma è vero quello che dice... quello che dici tu, Mauro, è vero pure è vero quello che dice Delfina, dice Marzia, Zoe, come vuoi che ti chiamiamo, viene da una famiglia soprattutto diciamo che ha creduto in lei, perché questo è l'importante, anche esatto. È l'atteggiamento che ha la famiglia adesso, al di là delle persone che sono materialmente sole proprio, no? Che quindi non hanno nessuno. E quello è grave per tutti, abili, disabili, diversamente abili, ditelo come vi pare. Però avere una famiglia che crede in te, che crede nelle tue possibilità, è una cosa molto importante, perché ti dà forza. Se invece... tu hai una famiglia che non riesce a gestire la disabilità, per cui praticamente... Oppure che la rifiuta la disabilità. Questa persona non potrà mai fare determinate cose, e quindi io la devo soltanto proteggere e tenere come un bambino che non crescerà mai, e questo vedremo che poi nel libro è ben trattato anche questo argomento, anche rispetto all'affettività e alla sessualità. Però se io ti non ti do fiducia, non credo nelle tue possibilità, tu non ci crederai, per primo, perché si sa che il bambino certo. Cresce con autostima e fiducia in se stesso proprio se ha alle spalle qualcuno, una famiglia, quindi ma la mamma e il papà da quando è piccolo, che credono in lui. Se i genitori, se non altro per non sapere come trattare, o per aver paura di chiedere troppo a un bambino disabile, di chiedergli cose che non potrà fare, e non praticamente lo tiene sempre in una situazione ovattata, ma di difficoltà, dove non avendo autostima non potrà avere quella grinta che serve per affrontare la vita, ma che serve a tutti. D'accordissimo, sì. Però ti rispondo, poi andiamo avanti. Posso poi intervenire? Sì, dai, sì, Luciano. Sì. No, vai, vai, Mauro, poi dopo di te parlo. No, hai chiesto la parola tu, siccome ho già parlato tanto, parlo tu, dai. Vabbè, io è tanto che c'avevo la mano alzata, mi sono stancato pure a tenere il braccio su. Nessuno va visto. Questa è colpa dell'altro Luciano. Veronica, tu avresti dovuto guardare, avresti dovuto vedere che io stavo con la mano alzata. Scusami, non t'ho visto.
È il fusilato che è presidente che doveva controllare, scusate. Va bene, dai, Luciano, no, vai. A parte, volevo porre l'accento sui tre punti toccati dalla lettura che ha fatto Veronica, no? Punto uno, il dopo di noi. Il dopo di noi è chiaramente una pia speranza, oggi, come oggi perlomeno. Attualmente non è operante come modalità di operare della società. È una speranza verso la quale il mondo della disabilità, e dico mondo della disabilità intendendo non soltanto il disabile, ma tutto quello che gli ruota intorno, cioè i parenti, gli amici, i familiari, così di seguito, sta tendendo, diciamo, no? E qui sarebbe, qualcuno ha detto, la famiglia dovrebbe preparare già prima quello che potrà essere il futuro. Certo, questo sarebbe auspicabile, ma non sempre è possibile. Anche per questioni di carattere economico, molte volte non è possibile preparare un futuro assistito per il proprio figlio disabile con disabilità grave. Quindi sarebbe auspicabile, e qui chiudo su questo argomento, ci fosse realmente un sistema di social, diciamo, che mettesse a disposizione di persone che abbiano questo tipo di necessità delle strutture che potessero realmente, fattivamente e dignitosamente occuparsi della persona che restasse sola per mancanza poi dei genitori, persona che affetta da una disabilità grave che non la rendesse autosufficiente. Questo è il primo punto che volevo toccare. Il secondo punto, quello dell'affettività, della famiglia, all'interno della famiglia, eccetera. Qui io penso che dipenda molto dalla famiglia e da come imposta il problema, cioè il rapporto tra figli abili e figli disabili. Scusate, c'era l'iPhone che parlava. Tra rapporti tra figli abili, tra virgolette, e figli disabili, tra virgolette. In che senso? Che io vi posso raccontare la mia esperienza personale, è un caso singolo che però penso non sia unico. A casa mia eravamo due fratelli, io disabile visivo e mio fratello perfettamente vedente, insomma. Non ci sono stati mai problemi di questo genere. Cioè, i miei genitori mi hanno sempre posto in una situazione, ci hanno sempre posto in una situazione di uguaglianza, hanno affrontato il problema, hanno avuto la sensibilità, la accortezza di affrontare il problema in maniera molto piana, molto tranquilla, molto valida a mio modo di vedere, anche nei confronti di mio fratello, e non abbiamo mai avuto problemi, tu puoi fare questo, io non lo posso fare. Io potevo fare quello che potevo fare, lui faceva quello che poteva fare, le cose che potevamo fare insieme le facevamo insieme, erano molte le cose che facevamo insieme, ma non perché lui doveva sacrificarsi e dedicarsi a me per farmi superare quelle difficoltà che erano presenti per la mia migliorazione visiva, proprio perché avevamo amicizie comuni, uscivamo insieme anche da grandi, da ragazzi, da adolescenti, avevamo amicizie comuni, andavamo al cinema insieme, andavamo alle feste da ballo insieme, facevamo le cose insieme. Certo, poi lui si comportava secondo i suoi canoni, i suoi modi, le sue possibilità, io mi comportavo secondo le mie. Ovviamente se c'era un aiuto reciproco da portare, non è detto che fosse soltanto lui a dover aiutare me, ma poteva succedere anche l'inverso, ce lo scambiavamo da buoni fratelli. Tutto questo però si aggiunge il fatto che molte volte le famiglie non sono in grado di, perché non hanno una preparazione tale da poter affrontare con serenità la migliorazione di un figlio. Non sempre una coppia, diciamo, ha la serenità, la prontezza, la possibilità di dire vabbè, mio figlio ha questi problemi, adesso vediamo di farglieli superare, di mettere le cose in modo tale che quelle difficoltà che gli si presentano le possa superare con maggiore
disinvoltura. E questo purtroppo è una questione anche di pregiudizi nella società e di ignoranza. Molte volte, forse nelle città succede di meno, ma nei paesi molte volte succede che l'handicap del figlio si nasconde per una questione di vergogna. C'è anche chi ha dovuto sopportare questo tipo di situazione. E i genitori avevano vergogna a mostrare il figlio che fosse handicappato, che avesse il problema, che fosse che avesse una minorazione, una menomazione, fosse essa sensoriale, fisica, mentale, psichica, come volete voi. E quindi in questo caso sarebbe opportuno, sarebbe utile, diciamo, che ci fosse anche di nuovo, ci fossero delle strutture che dessero una mano, che mettessero in contatto persone che abbiano di queste problematiche comuni, in modo tale da poterle mettere in comune e trar profitto, diciamo vantaggio dall'esperienza di altri. Gli altri si sono comportati in questo modo, io non sapevo come comportarmi, vedo che quello si è comportato così, posso trarne insegnamento. Quindi questo potrebbe essere già un modo, senza dover andare a cercare grandi teorie di tipo psicologico, per le quali, apro parentesi, qui lo dico e qui lo nego, ho pochissima fiducia, chiudo la parentesi. Terzo punto, e chiudo, mi ha colpito e vorrei sottolineare l'equazione che ha letto Veronica, no? Disabilità uguale malattia uguale assistenzialismo. Non è sempre vero. Certo, il disabile ha bisogno di essere assistito per le sue difficoltà, ma non è detto che la società debba essere necessariamente assistenziale nei confronti del disabile. Quello che dovrebbe fare la società sarebbe di dover approntare delle strutture che consentono al disabile di muoversi abilmente nella società come si muove un'altra qualsiasi persona. Cioè io disabile della vista, che ho bisogno di accedere a siti internet che siano accessibili, che ho bisogno di utilizzare elettrodomestici che siano accessibili, che non mi mettano davanti a una macchina che non so come manovrare, perché ci sono il touchscreen, ci sono le manopole che girano e non so in che posizione stanno, e così di seguito. Ho lo stesso diritto di avere queste facilitazioni, chiamiamole così, oppure queste possibilità di utilizzo, lo stesso diritto che ha un automobilista che chiede il diritto di poter utilizzare in maniera adeguata la strada che lo porta da una città all'altra. Voglio dire, non è che ci deve essere necessariamente l'assistenzialismo dello Stato, della società, nei confronti della persona disabile. Ci deve essere nei confronti della persona disabile la stessa attenzione che c'è per tutte le altre persone, con tutte le esigenze degli uni e degli altri. Esempio che facevo prima degli elettrodomestici e della strada, mi pare che possa essere chiarificatore. E a questo proposito, lasciatemi togliere questo sasso dalla scarpa, il Ministero della Disabilità, che è stato introdotto e reintrodotto in questo nuovo esecutivo che va prendendo corpo e prendendo vita, secondo me è qualcosa, la cosa più obbrobriosa che si potesse pensare, perché fa sì che metta far vedere alle autorità, al governo, alla società, il disabile come qualcuno che deve essere assistito nelle sue particolari necessità. Ecco qua che ritorniamo: disabile uguale malattia uguale assistenza. No, disabile uguale malattia uguale assistenza non è vero, non è possibile, non è dovuto, non è pensabile. Luciano? Ma difatti qui viene detto in senso, ecco, che non dovrebbe essere così, c'è scritto purtroppo, no, ma non sto dicendo che vale ancora, dice l'equazione disabile uguale malato uguale assistenza. Infatti sto prendendo spunto da questa critica, esatto, che già
che già Zoe fa nel suo libro, esatto, per dire tutto quello che ho detto adesso. Infatti, se noi continuiamo a leggere e andiamo sul lavoro, scopriremo anche un'altra verità, che il disabile può essere una risorsa. Diciamo, c'è un'altra mano alzata di Matteo. Matteo, sì. Matteo, dai. No, è che non mi si attivava il microfono. Ecco. Allora, no, io il mio intervento era semplicemente per sottolineare quanto tutto possa essere associato a un modello educativo, culturale e pedagogico, perché l'idea che di cui parlava Domenico, cioè mettere le persone con disabilità in condizioni di essere autonomi, in realtà sarebbe la più grande rivoluzione, cioè è la cosa più semplice da pensare, ma anche è esattamente questo quello che manca. Ma se noi andiamo a vedere in maniera analoga quello che succede nella prima infanzia, o comunque anche con la stessa idea di scuola, ci scontriamo con lo stesso tipo di problema. Cioè l'idea che ciò che io so è importante, tu devi fare quello che ti dico io, quello che in qualche modo io, perché in qualche modo tu stai dalla parte appunto del discente o in una parte in cui hai bisogno di un'assistenza che sia culturale, che sia educativa, eccetera, è quello che contraddistingue anche un modello più grande che non solo il mondo delle disabilità, almeno qui in Italia. E quindi ci si affida alla comunità dei singoli, di docenti, di educatori, di assistenti, di pedagogisti, perché le cose siano diverse. Ma il problema appunto è sistemico, ed è sistemico perché è ancora culturale, aristocratico e classista. Bene, se non ci sono altre domande, altre osservazioni, continuiamo la lettura. Se vogliamo andare avanti, andiamo avanti. Un'ultima annotazione, me la permettete o no? Sì, certo, se sì. Io penso sia ci siano due ordini di problemi. Più perché le libri in realtà già ci sarebbero, basterebbe applicare le libri che già ci sono. Parliamo della Convenzione Europea, della disabilità che non viene applicata. Parliamo appunto della legge che evita le discriminazioni, gli strumenti già ci sono, devono essere applicati. Secondo me un ministero della disabilità è solamente un pleonasmo, perché già ce ne abbiamo tanti di ministeri, aggiungiamocene un altro e complichiamo. A proposito di burocrazia, eccetera, e chiudo qua perché sennò sarebbe lunghissima la situazione, certo, e non permetterei di andare avanti. Questo, Mauro, dovresti andare a dirlo anche al tuo presidente nazionale. Va bene, dai, non facciamo, andiamo, che ho paura che non riusciamo a stare nei tempi. Routine lavoro, tocca, esatto, a leggi Luciano. Luigi, un mio amico non vedente, la cui intervista ci ha permesso di scambiarci idee ed opinioni sulla disabilità, cosa che non era mai avvenuta prima. Domanda: caro Luigi, come tuo amico ho potuto notare il tuo stile di vita indipendente e autonomo, nonostante tu sia non vedente dalla nascita. Ti va di raccontare come sei arrivato a questi importanti traguardi? Qual è stata la tua esperienza di riabilitazione e terapia? Risposta: sono orgoglioso degli obiettivi a cui sono giunto, sia in termini di autonomia personale che di gratificazione professionale. A proposito di riabilitazione,
fondamentale è stato un corso di orientamento e mobilità che ho seguito. Si tratta di strategie e tecniche che istruttori specializzati insegnano ai ciechi per poter muoversi in maniera autonoma tramite l'uso del bastone bianco. Credo che tutti i non vedenti dovrebbero avere l'opportunità di usufruire di questo tipo di riabilitazione. Il Turconi si è unito alla riunione. Anche a livello scolastico, pur non essendo mancati i problemi, che poi sono ancora gli stessi di oggi per gli studenti non vedenti a distanza di decenni, vale a dire la mancanza o il ritardo con cui vengono forniti libri in Braille, la non conoscenza degli insegnanti del come approcciarsi a questa disabilità, ho avuto un ambiente favorevole, per cui anche lo studio non è stato un grosso problema. Certo, lo studio di materie scientifiche a livello universitario per chi ha una disabilità visiva non è una passeggiata. Occorre molto impegno e un certo spirito di iniziativa nel saper risolvere i problemi pratici che si presentano. Ma con la tenacia e la volontà si può riuscire e non sono certo l'unico ad avercela fatta. La mia esperienza lavorativa è iniziata con un anno di stage presso un'azienda informatica, sponsorizzato dall'università. Credo che questo sia stato fondamentale perché l'azienda ha potuto rendersi conto delle mie capacità e potenzialità. Dopo un anno di tirocinio sono stato assunto. Non credo che la stessa azienda mi avrebbe assunto a scatola chiusa in assenza di questo stage, senza potersi rendere conto di quanto potevo e sapevo fare. Ora continuo, ho un ruolo di una certa responsabilità e ritengo che l'azienda sia soddisfatta del mio lavoro. Quindi questo è il tema, secondo tema, la routine di ogni giorno e il lavoro. Chi vuole intervenire? Butto io qualche... Prima stavamo dicendo del fatto culturale, no? In realtà questa azienda ha dimostrato di aver assunto la cultura che il disabile può essere una risorsa che... Pronto? Chi è? Pronto? Chi è? Ah, scusate, perché era stato isolato il mio telefono. Sì, isolato perché... sono io. Si attiviamo. Allora, vuole dire qualcosa? Se posso, facevo una domanda. Sì, dimmi. Se posso, per carità. Sì, di. Allora, dicevo, per riassumere, volevo intervenire pure prima, però non c'è stata la possibilità. Rifacendomi al discorso che ha fatto Delfina all'inizio e poi Luciano, c'è da dire questo. C'era qualcuno che ha detto beato il paese che non ha bisogno di eroi. E questo è un assunto. Cioè, magari ci fossero le istituzioni preparate, eccetera, che ci fanno trovare già il telefonino con la sintesi vocale o i vari strumenti, eccetera. Molte volte abbiamo bisogno di queste persone che hanno. Quindi, già anche perché quelli che sono cosiddetti vedenti diversi, come diceva Delfina, la gente ha paura, perché non perché siano dei mostri, ma perché non sono preparati ad affrontare il problema. In più le famiglie spesso, specialmente parlo per quelli che hanno dei figli unici, al contrario magari di quelli di cui parlava Luciano, perché magari il fratello si è potuto misurare con lui con ma chi è solo nel senso di unico è avvolto nell'isolamento, cioè nel senso che le famiglie non sono preparate, poi parliamo di anni e anni fa, insomma, dove c'era più difficoltà. Quindi bisogna che le istituzioni siano vicino a loro e si informino, ecco, in questo senso, questo che volevo dire principalmente. Pronto? Sì, ti abbiamo ascoltato. Ma sul discorso del lavoro invece volevi aggiungere qualcosa? Ma del lavoro si riallaccia anche a questo, perché
come il, perché ci sono le leggi che ti obbligano ad assumere queste, però poi non è che le istituzioni e gli enti di lavoro sono preparati ad accogliere questi, sono obbligati attraverso leggi ad assumerti, ma poi a misurarsi oggi come oggi c'è maggiore si è più preparati perché ormai da molto che ci sono queste leggi che favoriscono eccetera, ma specialmente mi riferisco a quelli i nostri padri eccetera che hanno dovuto affrontare da soli questo problema perché le istituzioni non sapevano proprio, erano semplicemente obbligati a ottemperare a delle leggi. Pronto? Io volevo dire, non è stabile. Io volevo dire una cosa rispetto sul lavoro, è solo un accenno, volevo riprendere quello che stava dicendo prima Lucia. Il lockdown, voglio fare solo una riflessione, non è questo il tema, il momento, ma il lockdown creerà una grossa difficoltà, sta creando e speriamo di uscirne presto, ma insomma una grossa difficoltà alle persone con disabilità che si trovano a dover rimanere in casa, perché rischiano veramente di non uscire più di casa, nel senso che un tempo era, cioè l'andare al lavoro era anche un modo di socializzare. Però voglio farne solo un appuntino così perché non è, insomma, potremmo parlarne e cercare di trovare, soprattutto di fare attenzione che poi non ne facciano un modo di lavorare soprattutto per i disabili, cioè che poi dal lockdown, dal punto di vista lavorativo, il disabile non esca più. Era solo una riflessione così. No, soprattutto che poi mi permetto di integrare quello che dici. Sì, sì, fai Mauro, vai. Mi permetto di integrare quello che dici. Con il lockdown poi si rischia di... Perché siccome questo vale per il disabile come vale per la persona normale, si rischia poi di lo sfruttamento della persona, no? Quindi bisogna stare attenti, perché se la persona sta in smart working e lavora in continuazione, si va verso uno sfruttamento che potrebbe essere negativo. Questo è solo un accenno. Integrando quello che dicevi tu. Sì. Ma comunque il rischio c'è ed è grosso in questo. Posso dire una cosa? A me lo sfruttamento delle persone disabili con la non amo le parole inglesi, con la segregazione, io non lo vedo, perché quello c'è sia per le persone disabili che le persone come chiamiamo normali. Sì, però che può succedere secondo me nel momento in cui l'isolamento, diciamo così, cioè lo potrà... tutti. Sì. Prego. Però nel momento in cui si potrà rientrare, secondo me, potrebbe succedere quello che diceva anche un po' Veronica, secondo me, in un certo senso, cioè siccome tu sei disabile è meglio che stai a casa e lavori comunque da casa. Questo posso confermare sicuramente anche per le... Io sono anche socio dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sicuramente sì. È successo per le persone con sclerosi multipla che insomma le hanno invitate a stare a casa. Allora, adesso è una situazione emergenziale e ci sta, però dopo dovrebbe essere una scelta lo smart working. Sì. Ecco, però vabbè, potrebbe... In questo senso abbiamo buttato un sasso nello stagno. Un sasso pesante, Veronica. Pesantissimo. Ecco. Sì. E vediamo che cosa che cosa ne verrà fuori. Un sasso, un macigno. Vogliamo, sì, dobbiamo bravo. Continuare? Vogliamo, c'è qualcun altro che vuole intervenire? No, vi volevo salutare perché purtroppo devo lasciarvi, mi dispiace molto. Alla prossima. Grazie, alla prossima. Ciao. Grazie, ciao. Ciao. 390 miliardi 644 milioni 239.428 ecco. Ha lasciato la riunione. Se non ci sono altri interventi, Luciano, puoi leggere gli ultimi
brani riguardanti amore, sessualità e affettività. Sì, diciamo che questo è un altro diciamo elemento importante. Nel libro abbiamo l'intervista a Eleonora Motta, che è una psicosessuologa specializzata nel complesso rapporto tra disabilità, amore e sessualità, appassionata e scrupoloso il suo intervento su disabilità e famiglia. La domanda: ancora oggi in alcuni casi la sessualità del figlio disabile viene repressa dalla famiglia, perché questo avviene? La risposta: le famiglie spesso adottano delle modalità difensive per far fronte alla sofferenza che spesso accompagna l'avere un figlio disabile. In modo schematico possiamo distinguere alcune strategie. Strategie di protezione: in questo caso i bisogni sessuali vengono minimizzati e la persona è vista come un eterno bambino. C'è inoltre un'eccessiva tolleranza verso atteggiamenti seduttivi, inappropriati, ridicolizzare e minimizzare le manifestazioni di sessualità. Strategie di controllo: questa modalità consiste nel limitare i contatti con l'esterno, nell'inibire l'autonomia e nell'utilizzo di sedativi e farmaci. Domanda: la famiglia, le istituzioni, le cooperative, i centri diurni, cosa fanno e cosa potrebbero fare per aiutare un ragazzo con una disabilità motoria o sensoriale a uscire di casa e crearsi una vita indipendente? Si potrebbe creare qualcosa di nuovo per agevolare questo importante passo? Risposta: è importantissimo fare dei progetti mirati proprio a promuovere l'autonomia delle persone disabili, valutando gli obiettivi realistici per ciascuno. Serve il lavoro di squadra con professionisti preparati, ricordando però sempre che la cosa principale è ascoltare la persona disabile, capire quali siano i suoi desideri, le sue esigenze, le sue difficoltà, valutare insieme che cosa è realistico e cosa non lo è, ma anche fondamentale scoprire e far leva sulle risorse personali, materiali e della rete di sostegno sociale a cui si può attingere per promuovere l'autonomia. Un'altra intervista riguarda Carlo, una persona in sedia a rotelle coinvolta in una relazione sentimentale con una donna normodotata. Rivela le sue difficoltà di fronte ai pregiudizi sociali e familiari. Domanda: mi hai confidato che sei fidanzato con una donna normodotata e che desiderate sposarvi. Per i disabili vivere appieno l'amore è spesso una cosa difficile da raggiungere, se non una vera e propria utopia. La società e le famiglie, per senso di protezione e pudore, reprimono la sessualità e i sentimenti del disabile. Te la senti di dare un consiglio alle persone disabili, ai loro familiari e a chi lavora con la disabilità? Risposta: in effetti non è facile vivere una storia tra una persona disabile e una persona normodotata. I genitori della persona normodotata spesso si mettono in opposizione, non rispettando i sentimenti dei figli. Questo discorso vale anche tra persone disabili e i rispettivi genitori. È comunque una dura lotta e la coppia o è fermamente convinta o si sfalda. Quindi suggerisco, fino a che non si è convinti di non dire nulla a nessuno dei familiari, in modo da creare una situazione di serenità interna alla coppia. Per quanto riguarda invece i genitori delle persone disabili, è inevitabile che ci vedano sempre come dei bambini, spesso perché sono loro che si ritrovano ad aiutarci quotidianamente. La sessualità dei disabili molto spesso è vista come un tabù dai genitori, sia per cultura che per eccessiva protezione. Per una persona disabile spesso è un problema sfogare i suoi istinti. Io potevo masturbarmi da solo, ma so che ci sono disabili che non ci riescono. Occorre che la famiglia venga affiancata dalle istituzioni, perché molto spesso non vuole riconoscere che i suoi figli abbiano pulsioni. E questo è il terzo argomento, molto, molto forte, diciamo così, perché si tende sempre a minimizzarlo, invece è un problema molto, molto sentito. Non so se avete sentito parlare, ad esempio, Marzia sugli assistenti sessuali, come adesso dico una parola non precisa, perché lei sul blog
So che in America, anche in Francia mi sembra, sia. In America stanno studiando queste, ci sono queste figure proprio professionali che anche in Europa, però da noi ancora manca la legge, non si farà mai. Perché manca la cultura, dicevamo prima che manca la cultura, allora se manca la mentalità, è un discorso circolare, capite? È circolare, è circolare. È assolutamente circolare, secondo me, poi non... Marzia, prego, figurati. Per me è un tema molto importante l'affettività e l'amore, e poi dopo la sessualità mi occupo sia nel libro Raccontabili, ma me ne occupo da molti anni con un gruppo Facebook Amore, Disabilità e Tabù, parliamo, dove tante mamme e tanti uomini con disabilità mi pongono domande su come affrontare la crescita propria o del figlio con disabilità, perché manca la legge, ma come dicevamo prima, manca proprio la cultura, l'informazione, e io mi occupo nel mio piccolo di fare informazione in questo gruppo Facebook, dove se volete è privato, vi potete iscrivere. Si chiama Amore, Disabilità e Ciambo, parliamone. E poi nel mio blog www.piccolagenio.it anche lì con articoli, convegni e dibattiti cerco di aiutare le persone. Per esempio, in Italia tutte queste mamme che mi chiedono aiuto non conoscono che cos'è il massaggio tantrico, e io glielo spiego in modo semplice, ne parlo anche in molti articoli del blog e nel libro Raccontabili. Perché appunto mancano aiuti concreti, ma manca proprio l'informazione di quello che c'è e di quello che si può fare. Allora, posso intervenire cortesemente, così ho l'occasione anche di presentarmi, perché vedete in video, io sono qui perché mi ha invitato Zoe, e sono un operatore olistico e sono un tantrica, e quindi mi occupo insomma di tantra, e ho incontrato diciamo la disabilità qualche anno fa in un festival olistico, un ragazzo insomma. Io presentavo un massaggio emozionale e ha ricevuto insomma questo massaggio, ed è stata la prima volta per lui, era tetraplegico, e quindi lì con questo confronto, che è stato anche da un punto di vista emotivo, devo dire la verità, molto carico,
mi sono reso conto di quanto il tocco, la carezza, l'abbraccio amorevole, che non fosse ovviamente quello genitoriale, che sicuramente non manca, no? Abbiamo parlato molto della famiglia, fosse così importante. Prima è stato fatto cenno alla figura dell'assistente sessuale, qui abbiamo un campo minato proprio, che tra l'altro nel tempo ha comunque cambiato acronimo e oggi si parla di operatore appunto all'affettività. Tra l'altro nel 2013 Max Ulivieri ha fondato un'associazione, Love Giver, proprio per e ha presentato in Senato un progetto di legge sulla figura dell'assistenza sessuale, che, come è stato giustamente detto, è presente in molti paesi europei, soprattutto nel nord Europa, in Giappone, in America, che però è una cosa, diciamo, un pochino diversa dall'operatore all'affettività, perché l'assistente sessuale, diciamo, mette in campo in questi paesi, insomma, anche proprio un rapporto completo, mentre invece l'assistente all'affettività e alla sessualità non è detto, insomma, non incontra assolutamente, diciamo, la fisicità, insomma, della persona. Però può essere qualcuno che aiuta, no? Chi non è in grado, insomma, di far fronte a espletare, insomma, i propri desideri, i propri bisogni sessuali. E su questo è il discorso dei bisogni, come diceva qualcuno, cioè, è come nella lettura, insomma, risultava più che evidente, si, per una questione culturale di tabù, proprio si, come dire, nascondono sotto il tappeto. C'è una parte, diciamo, un pochino più emersa da parte delle persone con disabilità. Io non riesco a usare disabili come termine che tizza, insomma, le persone con disabilità di sesso maschile, perché ne parlavamo pure qualche giorno fa con Zoe, è più evidente, no? È rappresentato dall'erezione, quindi i genitori spesso si pongono il problema, no? Di come ottemperare al desiderio sessuale dei figli. Molto più nascosta invece è nella condizione femminile, perché e per una questione di genere, perché, come è stato detto, si tende a proteggere, no, in questa bolla, e perché anche non è, come dire, visibile, e quindi, diciamo, questa cosa fa anche buon gioco alla famiglia, che ha, come dire, anche l'alibi di non dover rispondere a delle reazioni come nel caso maschile. Però innanzitutto un plauso a Zoe, perché si fa portabandiera di questa diciamo comunicazione, diffusione di una problematica che le istituzioni, perché poi questo progetto di legge di cui facevo cenno è lì che prende polvere negli archivi del Senato. Poi, diciamo, siamo un paese. Scusi, di quando? Perché io non ero assolutamente a conoscenza. Il primo progetto di legge è stato depositato nel 2013-2014 e poi è stato integrato e perfezionato, perché, come dicevo prima, anche il cambio, diciamo, da assistente sessuale diventato operatore all'affettività, insomma, quindi è stato elaborato. Però inizialmente se ne è occupato anche con Max Ulivieri, che tra l'altro ha scritto proprio un libro che si chiama Love Ability, visto che, insomma, qui siamo in un momento, insomma, di lettura e di cultura, con Luca Coscioni, credo anche. Sì, dei donni. Uno dei iniziali protagonisti, diciamo. Però poi, vabbè, noi siamo speciali poi nel cambiare governo e quindi classe politica ogni 5 minuti, e quindi questo crea ovviamente una difficoltà che fa gioco a istituzioni, perché anche all'interno degli stessi partiti più, diciamo, vicini a queste problematiche, poi ci sono delle correnti cattoliche che fanno in qualche modo, sono anche i famosi pregiudizi che dicevamo prima.
Assolutamente, assolutamente. E quindi diciamo che non è, attenzione, un surrogato, però portare avanti come fa Zoe sui suoi blog e sulle sue pagine il discorso, insomma, del tantrismo, insomma, quindi attraverso il massaggio, eccetera, è qualcosa che già inizialmente può aiutare diciamo le persone con disabilità. Volevo aprire una parentesi personale, anche perché secondo me, mi scusi se la interrompo, è l'ultima volta, giuro, ci mancherebbe. Io sono giurista e quindi secondo me rientra nei diritti fondamentali dell'individuo, ecco. Io credo che qui siamo veramente tutti d'accordo. Bisognerebbe, diciamo, come dire. Anzi, mi scusi della sottolineatura pellegrina, forse. Ma ci mancherebbe, anzi, abbiamo veramente tutti, credo, insomma, voglia, insomma, e interesse a mettere l'accento e ad alzare la voce su questa tematica che mette paura. Mette paura perché è una tematica scomoda e assolutamente, infatti si parla di uguali diritti alla sessualità, insomma, come si sa sul blog. Volevo dire che al di là della mia professione, apro una parentesi personale, io per diletto, si fa per dire, perché sono 25 anni e ho una scuola di subacquea. E volevo però mettervi a parte di questo, che una delle mie esperienze subacquee più emozionanti è stata a ventottenne con un gruppo di non vedenti organizzato dall'Unione Ciechi. Abbiamo portato in immersione persone non vedenti. È stata un'esperienza che mi ha dato moltissimo da un punto di vista emotivo, esperienziale e proprio di gioia, insomma, nel portare, visto che qui stiamo, diciamo, nell'ambito, insomma, dell'Unione, insomma, cioè, quindi volevo portare questa parentesi, è stato bellissimo ed emozionante, insomma, ed emozionante anche soprattutto per tutte le persone, per tutti i ragazzi, insomma, che abbiamo accompagnato sott'acqua in questa esperienza tattile, tra l'altro. La dimostrazione che tutti possono fare tutto. Assolutamente, assolutamente. E tra l'altro con grande ironia, perché ricordo delle cose, attenzione, non ho pulito la maschera, poi mi sappanno e non vedo niente, cioè, delle cose divertentissime, proprio, cioè, pieni carichi di ironia. Scusatemi, prima ho fatto delle, diciamo così, delle boccacce, ma c'era la figlia di una bambina, un bambino, grazie, bambino, visto, ma infatti bambino. Lui vedeva quello, grazie. Non ho potuto trattenermi perché io sono un bambino, dico sempre che ho 5 anni, quindi. Ma noi dobbiamo prenderci cura e tenere vivo il bambino interiore che abbiamo, sì, dentro di noi, altrimenti è finita. Tuo menu video. No, grazie a te di avermi invitato qui e grazie a chi mi ha ascoltato. Grazie a lei. Attiva video, maiuscole, comando V. Qualcuno vuole chiudere? No, io volevo solo dire una cosa. Quindi questa sessualità, due cose. Una, la sessualità è una tematica scomoda, secondo me, anche perché abbiamo un retaggio cattolico che è duro da debellare. Ecco, questa è la prima cosa. E poi è un argomento, appunto, che è scomodo e che fa paura, terrorizza. E poi volevo invece chiedere a Zoe, come mai, perché io non la conosco la prima volta, come mai Zoe, scusa questa mia curiosità? Posso rispondere io, perché... Fai pure, fai! Perché in realtà lei si chiama Marzia, infatti... l'ho visto qui sulla chat. Ogni tanto qualcuno di noi, come me, che la conosciamo da tanto tempo... Ma perché Zoe rappresenta dal greco vita? Che parola più bella? Che bella. Quella. Che bella. Però rispondi tu, Marzia. Io, scusami. Perché prima di pubblicare il Natale dovevo cambiare tutti i nomi con degli pseudonimi. E Matteo, che è sempre... Sarò un amico geniale, ma dico, perché non prendi Zoe, che vuol dire
E poi per il cognome abbiamo pensato all'imbestato, gli uccelli, e quindi si è diventato solo. Ok. Un'altra cosa, Zoe, Zoe, allora dove lo troviamo il libro? Su internet, sui canali internet normali? Non abbiamo detto questa cosa importantissima, che il libro è scaricabile dal sito Ericsson in formato PDF, quindi gratuitamente, quindi voglio dire per le persone non vedenti, però ovviamente lo potete trovare in libreria, lo potete ordinare, insomma, voglio dire, però questa... Io difatti questo volevo chiedere adesso, se penso che siamo arrivati alla conclusione. E comunque volevo chiedere a Zoe proprio dove trovare questo libro. Sentivo parlare, ho letto pure, c'era l'audiolibro, o sbaglio? No, c'è un ebook scaricabile gratuitamente, e Dario c'è il link nella chat, dove... sì, chat nel chat c'è il link dove è possibile scaricare il libro. Poi l'avevamo messo anche nel comunicato stampa, se non mi sbaglio, è vero? Nel comunicato stampa pure l'avevamo messo. Comunque, chi vuole eventualmente può contattarci, no? Tanto siamo, insomma, in un modo o nell'altro, contatta direttamente lei o chi vuole contatta noi, e noi possiamo dare questo il link per scaricare il libro. No, sì, chi vuole una copia cartacea con dedica, io ho tante copie. Certo. Anche scusate, anch'io ce l'ho, guardate, eccola qua. Con dedica. Aspetta. Eccolo qua. È privilegiato. Oddio, Matteo. Facciamo una foto, una foto alle mie spalle che mi sono fatto mandare la bellezza di queste donne che sono insieme, spettacolare. Ecco il bimbo, c'è un bimbo, sì. Ciao Federica, Luciano, fai vedere il libro. Matteo, domani organizziamo una cosa per bambini mascherati, ti mando il link. Bello, grazie. Grazie. Grazie, Luciano. Grazie. Diciamo ciao ciao, Nicola. Lui ha 16 mesi, ma segue le cose. È già mio. Diciamo ciao ciao a zia Marzia. Che lo volevo vedere. È Marzia, Nicola. Diciamo ciao ciao. Ci vediamo a Roma. Al matrimonio di Daria. Evviva! Allora, Luciano, io credo che a questo punto possiamo ringraziarli. Ma grazie a voi. Io credo che cosa è bella chiudere con un bambino, con un giovane. Sì. Bene, siamo contenti. A questo punto possiamo ringraziare tutti, ringraziare Zoe, ringraziare Matteo. Grazie a voi davvero, è stata una bellissima conversazione. Sì, in effetti è stato interessante, ma dipende da voi, dipende da quello che avete scritto, che è stato stimolante. Quindi io penso che a questo punto ringraziamo tutti e chiudiamo qui. Che dici, Luciano? Sì, grazie all'Unione Italiana Cieche Sovvedenti che ha messo a disposizione questa bella occasione. Grazie a tutti, grazie per l'ospitalità. Grazie a tutti. Grazie a voi e continueremo a collaborare. Ah, sì. Bellissimo. È stato proprio interessantissimo. Buonasera a tutti.
Buonasera. Grazie a tutti, buonasera, è stato molto interessante. Buonasera a tutti, grazie. Ciao, grazie. Ciao.